Ciao a tutti e ciao a tutte, ben ritrovati. Oggi finalmente riesco a fare un video che desideravo fare da mesi, anzi potrei dire da anni, perché da quando ho iniziato questo percorso nel mondo delle erbe tintorie vi ho sempre fatto vedere il prima e il dopo su di me, il prima e il dopo su altre persone, però una fascia di persone è stata sempre un po' trascurata, ossia la fascia di persone che sono naturalmente chiare di capelli, che comunque magari hanno dei capelli bianchi e che quindi continuano a chiedere: ma con le erbe tintorie si riesce ad ottenere un biondo? Si riescono a coprire i capelli bianchi? Ebbene, oggi finalmente riesco a rispondere alle vostre domande, riesco forse a darvi anche degli spunti interessanti e mi auguro anche qualche mix da poter sperimentare sui vostri capelli. E diciamo che la protagonista di questo video è un'erbetta riflessante, si tratta del rabarbaro oppure Reum Rapponticum Root Powder, lo trovate come inci. È un'erbetta dal colore, come vedete, una polverina dal colore senape, che è una polverina ottenuta attraverso la polverizzazione del rizoma di questa pianta. Praticamente un'erbetta che è da sempre utilizzata per tingere i tessuti ed è ottima anche per colorare i capelli. Se avete fatto caso, ho detto erba riflessante e non tintoria, proprio perché a differenza della lausonia, la cui molecola colorante lega con la cheratina presente nel fusto, quindi non va più via, in questo caso parliamo di un'erbetta riflessante, quindi vuol dire che non è permanente sui capelli, a differenza della lausonia, come dicevo. Dura comunque un bel po', svariati shampoo, però nel tempo ovviamente sbiadisce come colorazione. Quindi per chi volesse provarla, mi raccomando, tenete presente questo, anche perché per la copertura dei capelli bianchi andrebbe sempre abbinata assieme alla lausonia, proprio per ottenere una copertura duratura nel tempo. Oggi andiamo a vedere appunto sia come va utilizzata, anche se come utilizzo, come applicazione non è proprio diversa dalle altre erbe tintorie, ma anche per quale tipologia di capelli è raccomandata e i miei consigli in merito ai mix che potete effettuare sulle vostre chiome, perché veramente sono mesi che sto preparando questo video, perché ho fatto svariati test, vari errori e varie scoperte che non vedo l'ora di condividere con voi oggi. È doveroso per me fare una premessa per chi magari è appena arrivata sul canale e non conosce proprio le erbe tintorie. Le erbe tintorie non riescono a schiarire i capelli perché non contengono degli agenti depigmentanti. Quindi se la vostra ricrescita è scura, quindi è un castano scuro, è nera, non potete mai ottenere un colore più chiaro, perché le erbe tintorie colorano tono su tono, quindi partono dal vostro colore di base e lo possono riflessare oppure scurire, però non riescono mai a schiarirlo. Qualora aveste necessità di appunto schiarire i vostri capelli, dovete ricorrere alle alternative chimiche che ci sono sul mercato. Detto ciò, quindi il rabarbaro è indicato per le chiome naturalmente chiare, ma anche per chi magari ha le lunghezze decolorate, quindi si può utilizzare tranquillamente per ravvivare i colpi di sole, le mesh, e anche per accentuare i riflessi dorati del biondo, perché applicato puro su una ciocca di capelli chiara, riesce a risaltare, a colorarla con un giallo molto caldo, dorato quasi. E ha delle elevate capacità tintorie, quindi quasi sempre va diluito, quindi non va mai utilizzato puro sui capelli. Io ho utilizzato delle mesh, che vedete, sono queste mesh molto chiare, quasi un biondo platino, proprio per poter sperimentare e farvi vedere come colora il risultato che dà appunto sui nostri capelli, sui capelli appunto chiari. E dicevo che appunto, essendo molto molto, avendo delle capacità molto forti, tintorie molto elevate, andrebbe lasciato in posa anche in base al risultato che desideriamo noi ottenere, quindi più tempo sta in posa,
più intenso sarà il colore. Valutate questo anche quando fate il test di prova, che mi raccomando, assolutamente non applicate nessuna erba tintoria sui vostri capelli senza aver fatto prima un test di prova. E avevo fatto proprio un video al riguardo su questo argomento, come farlo e così via. Vi lascerò il link nell'info box del video, perché mi raccomando, mi ripeto, per ovviare a tragedie non procedete assolutamente ad applicare alcun mix di erba tintoria sui vostri capelli prima di aver fatto il test di prova, e ovviamente anche il test di allergia, perché naturale non vuol dire innocuo. Le erbe riflessanti, le erbe tintorie, le erbe curative sono piene di allergeni, quindi non si sa mai. Assolutamente va fatto anche il test di allergia prima. Per quanto riguarda il modo d'uso, è veramente simile alle altre erbe tintorie. Va preparato la pastella con appunto dell'acqua oppure con del gel di semi di lino, proprio per facilitare l'applicazione sui capelli, anche per prevenire la secchezza. Il tempo di posa, come vi ho detto, varia in base anche al risultato che desiderate ottenere e anche in base al mix che utilizzate, perché può essere tranquillamente abbinata all'acacia o al cider per diluire il suo potere tintorio e ottenere un biondo miele, come potete utilizzarla assieme alla lausonia e al katam per ottenere altri colori e tonalità del biondo, che vi farò vedere subito adesso le prove che ho fatto. E soprattutto in base appunto a quello che utilizziamo nel nostro mix decidiamo anche il tempo di posa. Ecco, mi ero persa un attimo, scusate. E anche molto molto importante, ci tengo proprio a specificare questo perché può sfuggire, se avete i capelli decolorati, mi raccomando, qualora decidete di utilizzare nel vostro mix del katam, è assolutamente obbligatorio fare un test di prova prima, ma è soprattutto di tenere bassa la percentuale del katam, perché il katam, che ha un pigmento tintorio blu assieme al capello decolorato, può dare dei riflessi verdi, e io questo l'ho visto anche sulle ciocche che ho utilizzato, su queste ciocche di extension che ho utilizzato e che sono appunto decolorate. Quindi mi raccomando, io vi ho avvertito, non azzardate ad applicare il katam o comunque un mix che contiene il katam o l'indigo sui vostri capelli decolorati, perché guai. Ok, detto ciò, una volta finito il tempo di posa va appunto sciacquata via la pastella, si usa sempre la quantità di shampoo che solitamente utilizzate diluita in un bicchiere di plastica con dell'acqua, proprio per rendere meno aggressivi i tensioattivi sul colore appena applicato, perché pur sempre di un colore assolutamente naturale parliamo. E in seguito, sulle lunghezze, se avete i capelli lunghi, io consiglio sempre di usare anche una noce di balsamo per riuscire, ecco, bio, mi raccomando, non pieno di siliconi, per riuscire a pettinare i capelli, e finalizzate con il consueto risciacquo acido per riuscire a chiudere le squame dei capelli e ritrovarci con dei capelli voluminosi e soprattutto lucidi. Ecco, detto ciò, adesso vi lascio ai vari mix che ho fatto su appunto queste extension dorate, proprio per farvi vedere il potere tintorio di questa pianta, assieme ad anche ad altre erbe tintorie. Una delle domande che sono sicura c'è dietro, che sta lì nei vostri pensieri, è: ma copre i capelli bianchi? Sì, il rabarbaro li colora i capelli bianchi e li colora di un colore giallo dorato. Per farlo durare all'infinito questo colore andrebbe utilizzato il rabarbaro assieme alla lausonia, e vi farò vedere dei mix dove appunto viene abbinato con la lausonia oppure anche con il katam, per vedere esattamente la tonalità che magari ne verrebbe fuori. Tenete presente che siete liberissime di sperimentare voi stesse con varie altre percentuali, proprio per sposare le vostre esigenze. Queste sono proprio delle prove che volevo fare, proprio per farvi vedere le potenzialità delle erbe tintorie, partendo appunto da una base naturalmente chiara. Thank you.
quindi per riassumere, per chi è indicato, raccomandato il rabarbaro? Il rabarbaro è indicato per chi ha i capelli naturalmente chiari oppure appunto le lunghezze decolorate, come dicevo. Sui capelli scuri non si nota, quindi lo sconsiglio di utilizzare nei mix per i capelli scuri. È raccomandato proprio per appunto accentuare i riflessi dorati del biondo, per ravvivare le mesh, i colpi del sole e per coprire i capelli bianchi, mi ripeto, perché è veramente un'ottima alternativa appunto alle tinte chimiche. Se uno di questi mix, di questa svariata tonalità di mix che si possono ottenere con le varie erbe tintorie, sposano le vostre esigenze, ovviamente. Niente, spero che il video, come al solito, vi sia piaciuto, soprattutto vi possa tornare utile, vi possa dare degli ottimi spunti per voi e per le vostre mamme, perché in tanti di voi mi scrivete anche appunto per chiedermi dei consigli per la chioma quasi al 100% bianca della vostra mamma. Sono sicura che uno di questi mix potrebbe assolutamente risultare ottimo per le chiome delle vostre mamme. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando come sempre il solito like per riuscire a condividerlo anche qui su YouTube. Iscrivetevi al canale e per qualsiasi dubbio non esitate a lasciare un commento qui sotto e noi ci vediamo, spero, entro il nuovo anno. Ciao!